del virus non sono stati disastrosi, ma gli effetti economici, sociali che potranno esserci da qui a qualche settimana, possono essere veramente un disastro. Se non c'è una classe politica degna di questo nome, se non c'è una classe politica che riesca a governare dei fenomeni che saranno fenomeni complicati, io credo che anche la tenuta democratica e sociale della nostra regione, possa essere in pericolo. Passo la parola ai miei amici. Io credo che dobbiamo parlare, abbastanza velocemente. Vorrei iniziare in lettera alfabetico, il primo giro in lettera alfabetico, il secondo al contrario, così tutti avranno una giusta trasparenza nei loro interventi. Ci sono dei giornalisti che hanno chiesto di intervenire, e dopo, quando apriremo il dibattito, potremo ascoltarli. E passo, proprio perché parliamo in ordine alfabetico, all'amico Stefano Caldoro che introduce questo importante convegno. Stefano, ci sei? Saluto nel frattempo Mimmo Desiano che vedo finalmente collegato. Saluti, eccomi. Stefano? Perfetto. Stefano Caldoro? Allora, intanto un saluto a tutti e grazie, insomma, per l'invito. Oddio, hai messo tanta carne a cuocere che pensare di parlare, di dire qual è il tema della giornata, mi pare che la notizia sono la data delle elezioni, quindi pare che da questa possiamo iniziare considerando, voglio dire, una data un po' complicata, perché io sono sempre dell'idea, a prescindere dal rischio e quindi dalla prudenza che ci può essere sul piano dell'attenzione, un'ipotesi che nel mese di ottobre possa tornare il contagio. Beh, certo, il tema delle elezioni è un tema di partecipazione democratica. Le elezioni, come è noto, non è che si fanno o si decide la data nella convenienza di singoli candidati o dei singoli partiti. E mi pare che sta prevalendo, a prescindere, ora metto un attimo da parte il tema della prudenza sul contagio a ottobre, mi pare che ci sia proprio una tendenza, una volontà a liquidare queste vicende regionali, dando meno possibilità alla partecipazione democratica. Il tema vero del voto non è solamente della data del voto, non è solo quel giorno in cui noi chiamiamo i cittadini a votare. I cittadini, come è noto, devono partecipare alla campagna elettorale. Se ne devono partecipare all'iniziativa, ai convegni, devono farsi una ragione, capire i programmi, discutere, interloquire non solo passivamente. Ho l'impressione che facendo, pensando, costruendo insomma, una campagna elettorale, realizzando una campagna elettorale, comprimiamo la volontà, la possibilità di partecipazione dei cittadini. Questo mi pare il primo elemento. Poi sul resto vedremo, io sono convinto che alla fine prevarranno nella discussione i temi più importanti dell'idea del programma di rilancio della post-emergenza e mi auguro che questi saranno poi i temi del confronto politico. E oggi vedo un'atmosfera legata molto all'emotività, perché è evidente che questo tutto quello che viene post-emergenza è sicuramente chiaramente molto traumatico, quindi questo fa un po' venir meno, mettendo diciamo in secondo piano i grandi temi del rilancio del Sud. Concludo, Enzo, con un'osservazione, ma a prescindere dal scontro politico, ho visto in Parlamento oggi parole molto forti che sono volate tra 5 Stelle, la Lega, e devo dire giustamente la Lega ha voluto difendere da un attacco veramente scontro quello che è successo in Lombardia, senza il rispetto per quello che è avvenuto, lo sforzo che è stato fatto, la Lombardia è stata travolta dal contagio, quindi con troppa superficialità si danno dei giudizi. E quindi, premesso questo scontro politico, credo che noi dobbiamo fare uno sforzo per capire il Sud come riprende in piedi la situazione. E penso, sono convinto che il Sud abbia dato una grande dimostrazione di maturità, ha affrontato con grande serietà, grande maturità questa sfida. È riuscita a contenere i contagi perché, a prescindere dallo sforzo, dal merito o dall'iniziativa della politica, delle istituzioni, credo che il gran merito è dei cittadini, perché certo ci sono state situazioni assolutamente sotto controllo sul piano del contagio perché abbiamo chiuso prima, perché il nord è stato colpito prima, quindi in parte siamo stati anche più fortunati.
Però ora dobbiamo rilanciare, perché chiaramente la sofferenza economica sarà una sofferenza economica del nostro paese, sarà soprattutto al sud. Quindi una sollecitazione a questo confronto che tu hai fatto, a prescindere mo dagli schieramenti, dalle posizioni diverse che ci sono, le coalizioni devono avere un punto di riferimento per quanto ci riguarda, chiaramente come centrodestra, guardare questa campagna elettorale con una visione del Sud unito. Il Sud non può lavorare in maniera separata tra solo enti locali, le regioni che ognuno fa i propri programmi. Abbiamo visto sul post emergenza, ogni regione tiene la sua ricetta, credo in parte sbagliata perché non c'è una visione unitaria. Credo dobbiamo fare questo sforzo un po' più ampio di lavorare per una campagna elettorale per le regionali, ma guardare al sud. Questo mi pare un consiglio che si può dare all'inizio anche di questo tuo utile confronto tra di noi. Grazie Stefano, darei la parola a Gianluca Cantalamessa. Sì, grazie Enzo per l'invito e per l'idea, e un saluto a tutti gli amici presenti e a chi ci sta seguendo da casa. Grande idea, perché parlare di politica non fa mai male. Io anzi dico che probabilmente dovremmo recuperare un po', al netto dei lati negativi della vecchia politica, di quella politica che ascoltava prima di tutto e prima di proporre soluzioni e prima di chiudersi spesso nei palazzi. E dovremmo distinguere, secondo me, una piccola riflessione sulla data, effettivamente una data scomoda, nel senso che ne parlavamo prima di andare in diretta, il termine per la presentazione delle liste è il 16 agosto, e quindi raccogliere le firme in un momento, dire, sotto Ferragosto diventerà complicato per le liste civiche di appoggio ai vari presidenti. E, dicevo, noi secondo me dobbiamo distinguere, per quel che riguarda le regionali, ma in genere la regione Campania, una Campania prima dell'emergenza e una Campania dopo l'emergenza. Perché è chiaro che questa emergenza è venuta, ma in genere in tutto il paese, parlo di tutta l'Italia, è venuta questa emergenza sanitaria su un paese già in emergenza. La difficoltà nel reperire fondi per pagare la semplice cassa integrazione credo che dia il senso, al di là di valutazioni politiche del governo, della difficoltà nella quale già lo Stato si trovava. E quindi la difficoltà di queste elezioni regionali sarà andare a parlare alle persone che avranno difficoltà economiche, difficoltà sanitarie, e non parlo riferendomi alle persone che magari sono sempre state borderline economicamente, arrabattandosi con lavori a tempo, con co-co-co, eccetera, ma noi stiamo vivendo tutti, penso che ognuno di noi senta e ascolti le persone in mezzo alla strada tutti i giorni, e credo che si abbia perfettamente il senso delle difficoltà oggettive nelle quali stanno vivendo i nostri concittadini. Per cui io auspico che da questo confronto vengano fuori, questo inizio di questo confronto di noi politici, vengano fuori delle visioni della regione Campania, cioè che la politica smetta di raggiungere e di ragionare per emergenze, e ognuno di noi, ogni partito, ogni coalizione abbia in mente una visione della Campania del 2040, del 2050, cioè quale sarà, voglio dire, il piano infrastrutturale della Campania, come sarà la sanità, come sarà l'ambiente, cosa sarà l'agroalimentare nella regione Campania nel 2020, nel 2030, nel 2040. Perché noi abbiamo un dato pre-Covid che è un dato che è allucinante e fa male ad ognuno di noi, da buoni meridionali quali siamo. E la desertificazione, il fatto che non si facciano più figli e che i ragazzi stanno andando via. Per cui è chiaro che ci dobbiamo porre come politica l'obbligo di essere attrattivi come governi, a prescindere da chi sarà a gestire la regione Campania, avendo una visione chiara, precisa, perché poi, ripeto, che noi parliamo e i nostri figli li accompagniamo ai treni, lascia il tempo che trova. Noi come Lega siamo partiti partendo da quelli che erano una serie di argomenti. Per questo abbiamo fatto intorno a metà febbraio a Ramada una presentazione di quelli che erano dei punti del nostro programma, insieme al nostro segretario regionale Nicola Molteni e con il professor Tommasetti, che era il responsabile del programma per le regionali. Ma vi dico che il programma, fatto con l'ausilio di 40 professori universitari, fatto a metà febbraio, l'abbiamo dovuto accantonare tutto, perché di fatto era diventata, come posso
posso dire, rispetto all'emorragia, che c'è stata una risposta che andava bene in periodo pre-Covid. Siamo partiti, e lo dico con un pizzico di orgoglio, con una campagna di ascolto di tutte le categorie, facendo parlare i responsabili nazionali, e ne abbiamo fatta una con il tessile, dove è intervenuto Giancarlo Giorgetti, una del lavoro dove è intervenuto Claudio Durigon, uno sulla scuola con il presidente della Commissione Senato Pittoni, ne abbiamo fatto uno con tutte le associazioni istituzionali, quindi Confagricoltura, Confartigianato, Confindustria e quant'altro. Ne facciamo una sabato sul turismo, ne abbiamo fatta una sulla filiera agroalimentare. Perché? Perché sentendo chi in primo momento soprattutto opera e combatte dalla mattina alla sera stando per strada, credo che possano venire quelle soluzioni che poi spetta alla politica fare una sintesi. Noi abbiamo intenzione di portare avanti questo discorso, perché poi è chiaro che le elezioni c'è qualcuno che le vincerà. Dopodiché bisogna mantenere quelli che sono gli impegni che sono stati assunti, perché già la data sarà una data antipatica per portare la gente al voto. La difficoltà dell'emergenza sanitaria, la difficoltà economica, sicuramente rischiamo che allontani ancora di più le persone al voto. Quindi sta a noi, classe politica, dimostrare di presentare dei programmi, dei progetti, indicando da dove andremo a prendere i soldi, cosa vogliamo fare in caso di vittoria. E poi ai cittadini campani, come nelle competizioni più belle, toccherà scegliere di chi fidarsi. Io credo che un dialogo del genere possa fare bene solo ad ognuno di noi, perché ascoltare il mondo reale e ascoltare democraticamente, in maniera molto tranquilla, le posizioni di partiti, anche magari che non fanno parte della stessa coalizione, se fatto in maniera intelligente e corretta, credo che dia la possibilità a ognuno di noi di poter crescere. Grazie Gianluca, grazie Gianluca. Solo passo la parola a Domenico De Siano facendo una battuta. Un grande politico, Almirante, diceva che le migliori idee però devono avere buone gambe. Bisogna capire queste idee che voi avete, su quali gambe le vogliamo appoggiare. Perché se non ci sono delle gambe che camminano veloci, anche le migliori idee poi alla fine non riescono ad avere i risultati sperati. Mimmo De Siano. Sì, grazie Enzo. Saluto tutti coloro i quali sono presenti a questo pomeriggio. Ho ascoltato con attenzione da quando mi sono collegato e condivido in toto, insomma, quelli che sono stati gli interventi di coloro i quali mi hanno preceduto. Enzo, tu hai parlato data di elezioni, liste bloccate, sono argomenti estremamente importanti. È ovvio, concordiamo, la data non è l'ideale, quella di metà settembre. Noi auspicavamo, e c'era un impegno da parte del governo e di alcune forze politiche di maggioranza, che avrebbero valutato con attenzione quella che era la proposta che proveniva da Forza Italia e da altri partiti del centrodestra, che voleva posticipare un po' la data delle elezioni, per una ragione di opportunità, per una ragione di convenienza, per quanto ha detto prima precedentemente Stefano Caldoro, per quanto hai detto tu, il momento elettorale è un momento di partecipazione, è un momento di partecipazione democratica dei cittadini, e quindi è giusto che si facesse la campagna elettorale in una determinata maniera. Comunque prendiamo atto che se dovessero essere queste le date, la data che per celebrare le elezioni regionali e le amministrative con le elezioni regionali, noi come Forza Italia ci dobbiamo e ci attrezzeremo per far sì che di presentarci al meglio nell'ambito della coalizione del centrodestra, per poter essere competitivi e proporre un programma che possa essere un programma adeguato a quella che è la regione Campania. Liste bloccate, è ovvio che siamo, io personalmente, credo buona parte del mio partito, estremamente contrari ad un'ipotesi di listino, ad un'ipotesi di lista bloccata. Dicevo prima, il momento elettorale e partecipazione è un legame che si deve creare tra il candidato e il territorio. È una rappresentanza di interessi territoriali anche la politica, e quindi credo che la elezione con la preferenza al candidato è la espressione migliore di partecipazione democratica ad una competizione elettorale. Io sono estremamente
sono estremamente pratico, sono pragmatico, cerco di esserlo perlomeno, tante volte sbaglio, e vorrei sottoporre a te e agli amici che mi stanno ascoltando un problema estremamente concreto. Ho detto che dovremmo essere competitivi, dovremmo essere competitivi e pronti. Ecco, se la data è quella di metà settembre, noi credo che come centrodestra, come partiti che formano il centrodestra e quindi il tavolo nazionale dei rappresentanti del centrodestra, debba fare presto per l'individuazione del candidato presidente. Perché tutto parte da lì, dalla individuazione del candidato presidente. Si deve costruire una coalizione competitiva, si deve costruire una coalizione coesa, una coalizione che sia coerente con se stessa. Per poterlo fare c'è bisogno di sapere, tutti quanti noi, credo che non sto scoprendo l'acqua calda, sappiamo che c'è bisogno di sapere chi è colui il quale rappresenta a livello di candidato presidente la coalizione. Detto questo, e concludo, vorrei sottoporre agli amici e a te, Enzo, una riflessione che è diventata, credo, di attualità durante questo periodo di pandemia e durante questo periodo in cui il paese tutto, non solamente la Campania, si trova in grande, grande di difficoltà. Quelli che sono stati i guasti e i guai che ha prodotto la modifica dell'articolo 5 della Costituzione. Quanti guasti e quanti guai ha prodotto la modifica dell'articolo 5 della Costituzione? Io credo che tu prima parlavi di politica con la P maiuscola, di politici che non devono venire dal mondo della società civile, ma devono essere persone che insomma masticano di amministrazione e di problemi legati all'amministrazione. Io credo che noi dovremmo porci seriamente come centrodestra per una riflessione compiuta rispetto a quelli che sono stati i guai che ha prodotto e continua a produrre la modifica dell'articolo 5 della Costituzione. Sì, grazie, grazie Mimmo. Il tuo intervento è stato opportuno. Clemente Mastella. Ci sei, Clemente? Il microfono. Devi accendere il microfono. In basso a destra. In basso a destra il microfono. Ci senti? Clemente? Un attimo che ha difficoltà tecniche. Dovete accendere il microfono. Ci sei? Ci senti? Ci senti, Clemente? Clemente, devi accendere il microfono. Facciamo una cosa, facciamo intervenire Severino Nappi nel frattempo. Se Stefano Gattordo chiama un attimo Clemente per... Il microfono è acceso. Alza la voce, Clemente. Non si sente però. Va bene. Provvediamo a riparare i guasti. Noi passiamo a Severino Nappi, dai. Severino? Eccomi, mi sentite ora? Perfetto. Allora, innanzitutto voglio ringraziare te per l'idea di raccogliere una discussione sulla politica, cosa non frequente di questi tempi, ringraziare gli amici che sono presenti, salutarli, anche chi ha scelto di ascoltarci. Credo che la notizia di queste ore dell'ipotesi di anticipare la data dell'elezione a metà settembre sia un'occasione importante per riflettere, perché secondo me ci dà l'idea plastica di quanto chi governa questo paese e anche alcuni presidenti di regione non abbiano contezza di quello che sente davvero il paese e di quanto siano lontani dai cittadini, perché in un paese che oggi guarda con grande preoccupazione al suo futuro economico, in un paese che ancora ha paura, perché gli italiani hanno ancora paura del coronavirus, immaginare che si possa svolgere un'elezione che non riguarda soltanto le regioni, ma riguarda i comuni, quindi il primo presidio di democrazia di un paese, e poi riguarda anche un referendum costituzionale che potrebbe cambiare la composizione del Parlamento in termini numerici, ma anche in termini di articolazione sul territorio, possa essere rapidamente liquidata come una formalità.
io ho letto anche il comunicato del Presidente del Consiglio che dice non è il governo che decide, il Parlamento non decide, il governo non decide, decidono forse dei tecnici, ma che allora governino loro, si tolga la maschera e poi decida chi è che può scegliere di essere colui che stabilisce i nostri risultati. Con quello che abbiamo visto da parte in questo tempo, credo che bisognerebbe invece andare cauti. E questa riflessione poi apre il ragionamento su quello che oggi dobbiamo veramente fare. Perché io sono molto preoccupato, e parlo naturalmente per quanto mi riguarda più da vicino il nostro territorio, la Campania, il Sud, di quello che sta per accadere. E mi sono anche permesso di fare due conticini mentre c'è chi distribuisce prebende in questa regione. Cioè il dato di fatto che, applicando dei calcoli matematici che sono tipici di chi fa un lavoro come il mio, di conoscere l'andamento del mercato del lavoro e dell'occupazione, il rapporto tra il calo del PIL e l'occupazione, ci consegna per la Campania un rischio drammatico di perdita di parecchie centinaia di migliaia di posti di lavoro. La precarietà di questa regione, il lavoro anche frutto della fantasia, rischia di essere addirittura un miraggio in queste condizioni. Se, come è accaduto, abbiamo spazzato per esempio via la filiera dell'accoglienza e ancora oggi non sappiamo che succederà quest'estate rispetto a un territorio che ha dal turismo il 15% della propria ricchezza regionale, e ancora non sappiamo che cosa succede. Stamattina a Napoli c'è stata una manifestazione di piazza degli operatori del turismo che dicevano tutti insieme: non sappiamo che succederà. E io, che ho avuto il piacere di incontrare alcuni amici, ho detto loro che probabilmente questo non viene percepito come un problema soltanto di chi era lì stamattina, perché il turismo e l'economia in generale è una questione che riguarda tutto il paese. Allora io credo che sia il tempo, più di concentrarci sulla data, di capire che cosa dobbiamo fare in questo tempo, e poi, appena sarà possibile, fare le elezioni. Ci siamo tenuti De Luca 5 anni, possiamo anche tenercelo qualche mese in più. Mi rendo conto che un presidente come De Luca e qualcun altro come lui possa temere che, passando dalla fase di lanciafiamme e delle battute al contenuto e alla proposta per uscire dalle case, mentre ci ha tenuto finora in casa, possa essere più complessa. Ma io sono interessato al futuro mio, della mia famiglia, di mia figlia, di tutti noi, e su quello credo che la vera questione sia: che cosa mettiamo in campo? Qual è il piano che dobbiamo mettere in campo? Il piano non è 500 euro un mese a qualcuno o anche a qualcun altro, o magari farlo con dei criteri che chissà come sono fatti. Il vero tema è come garantire lavoro e prospettive a 6 milioni e mezzo di persone nei prossimi anni. E siccome ho il risultato sotto gli occhi di un fallimento che oggi è dimenticato, ma che dobbiamo ricordare, la totale assenza di programmazione rispetto alle grandi tematiche di questa regione: lavoro, formazione, turismo, edilizia, infrastrutture e sanità, non è stato fatto da questo punto di vista nulla. Credo che la vera questione oggi sia un grande piano articolato per settori produttivi che chiami alla costruzione, lo diceva anche Gianluca, alla costruzione di un progetto complessivo che si articoli attraverso il contributo di quelli che sanno che cosa fare. Mi fermo qui, aggiungendo solo un dato. Perfetto. E alla riflessione di tutti. Perfetto. Chi ha governato la regione fino a questo momento è stato capace in 5 anni di spendere il 18% dei fondi europei che aveva a disposizione, quindi meno di un quinto dei soldi che dovevano servire per gli scorsi anni a dare una marcia alla Campania, può essere affidabile per costruire il futuro della nostra regione quando veniamo da una crisi e stiamo per affrontare una crisi che forse è la peggiore degli ultimi 50 anni in tutto il mondo? Io non credo. Su questo ci dobbiamo interrogare. Grazie Severino. Clemente Mastella, vediamo se riesce. Clemente, devi mettere il microfono, il microfono sotto. No, il microfono è attivo, ha un altro genere di problema. Se Enzo mi fai chiamare, allora, ripetiamo. Clemente, passo a Marco Saracino, nel frattempo ti faccio chiamare dal tecnico, rispondi al telefono perché c'è un problema. Marco Saracino.
Io ringrazio Enzo per l'invito e per il dibattito. Non entro chiaramente nel dibattito su chi sarà il candidato del centrodestra, sono sicuro che sarà una persona che comunque affronterà la dialettica politica con un suo stile degno, diciamo, di questi tempi difficili. Il centrosinistra, il Partito Democratico, scende in campo con la forza di un partito riformista, progressista, che mette in campo innanzitutto il governo di questi 5 anni, ma soprattutto il governo di questa fase difficile, di questa fase complessa del Covid-19, ricandidando Vincenzo De Luca alla guida della regione, e questo mi sembra un dato ormai acclarato, e con la consapevolezza che noi verremo giudicati innanzitutto proprio per come abbiamo gestito questa fase emergenziale. Noi tutti, ma non soltanto noi centrosinistra, noi tutti ceto politico, ecco, mettiamola così. E io credo che questa sia da parte nostra, da parte di Vincenzo De Luca, sia stata una gestione positiva. Lo dico su due aspetti. Innanzitutto per la vicenda epidemiologica. Noi, lo ricordavano anche altri che sono intervenuti, noi per fortuna abbiamo avuto, diciamo, non abbiamo avuto gli stessi problemi che ci sono stati in altre regioni ben più colpite purtroppo dal virus, nonostante avessimo, diciamo, un rischio molto elevato di poter essere colpiti in maniera molto, molto seria e molto grave. E questo non è successo, e lo dico, guardate, non è successo anche per la collaborazione istituzionale che a un certo punto c'è stata al governo nazionale e in Regione Campania. Io questo lo rivendico come dato positivo, ma positivo per tutti quanti noi. A un certo punto si è lavorato a una collaborazione istituzionale, e questo secondo me è stato un buon segnale dato a tutti i cittadini della Campania. E questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto, sul piano socio-economico, che è stato messo in campo dalla Regione, il piano dei 900 milioni, che va anche in linea, secondo me, con quelle che sono poi le linee guida, i provvedimenti messi in campo dal governo nazionale, che affermano, secondo me, due principi importanti. Il primo è che non esiste una priorità, tutte sono priorità in questo momento. Non esiste una priorità, tutte sono priorità. E il secondo è che questo è uno shock che ha colpito tutti in maniera uguale, ma per il Sud, se c'è un tema in questo momento, per il Mezzogiorno, è che noi non possiamo, diciamo, consentire un ulteriore aumento delle diseguaglianze, del differenziale tra il Nord e il Sud. E questo, secondo me, il governo e anche la Regione l'hanno capito, l'hanno interpretato, e il fatto, diciamo, che io oggi dica che c'è stato un risultato positivo non è riconosciuto soltanto dal Partito Democratico. Prendo le dichiarazioni del candidato del centrodestra in Liguria, Toti, che definisce, diciamo, in maniera positiva la gestione dell'emergenza da parte di Vincenzo De Luca. Ora il tema, secondo me, però, è anche quello che noi dovremmo fare da qui ai prossimi mesi, alle prossime settimane, non soltanto rivendicando il buon lavoro, ma anche dando, diciamo, un'ambizione ai prossimi 5 anni in cui noi ci presentiamo. E sicuramente, se ci sono delle cose positive, ci sono delle cose su cui noi faremo un lavoro ulteriore. Penso a 3 questioni. Quello dei trasporti, dove noi dovremo potenziare enormemente la nostra rete, anche alla luce del fatto che le nostre abitudini, le nostre modalità con le quali, diciamo, accediamo al mondo del trasporto pubblico cambieranno, no? Il secondo tema è sicuramente quello della sanità, che non potrà essere più un fanalino di coda degli investimenti pubblici, innanzitutto a livello nazionale. E poi c'è sicuramente, sono d'accordo, il tema del turismo, che non è una cosa dipesa da qualcuno, sono le contingenze che in qualche modo danneggiano quel settore in maniera particolare, un settore che è estremamente importante per la nostra regione. Noi come Partito Democratico ci stiamo organizzando attraverso una conferenza programmatica che avevamo già pianificato in data 4 aprile e che poi non abbiamo più potuto fare per motivi che si possono ben immaginare, però lavoreremo, diciamo, nelle prossime settimane per farci trovare nella maniera quanto più competitiva alle prossime elezioni. 2 note e chiudo sulle vicende più interne, mettiamola così. 2 appunti. Io ho avuto, prendendomi anche qualche critica nel campo che rappresento, un approccio molto laico nei confronti della data delle elezioni. Cioè, io ho fatto più interviste in cui ho dichiarato: per me la priorità non è discutere della data delle elezioni, per me la priorità è affrontare l'emergenza socio-economica che si sta in qualche modo per manifestare in queste settimane. Dopodiché, al netto di questo, io quindi sono stato contrario al voto a luglio, come era stato, diciamo, anche paventato in qualche modo. Dopodiché riconosco però al tempo stesso che se noi andiamo troppo in là in autunno, quindi a ottobre,
con poi i ballottaggi, eccetera. Il rischio che la curva epidemiologica possa di nuovo purtroppo salire è molto alto. E che quindi, diciamo, noi o inquadriamo, diciamo, il mese di settembre come il mese in cui ci confrontiamo dal punto di vista elettorale, oppure rischiamo veramente che questa volta si finisca nel 2021. E non mi sembra, diciamo, una cosa molto, diciamo, di cui noi dobbiamo renderci protagonisti. Sul tema delle preferenze, invece, e chiudo, è un dibattito che onestamente non c'è mai stato, cioè è stato creato un po', non ho trovato nessuna dichiarazione pubblica né del centrosinistra né del centrodestra che si dichiarava favorevole all'abolizione delle preferenze. Quindi non ho capito come sia stato, diciamo, da dove sia nato questo tipo di dibattito, però devo dire che mi pare che su questo c'è l'unità istituzionale da parte di tutte le forze politiche, e quindi questo mi sembra un dato positivo. Grazie Marco, grazie. La parola a Clemente Mastella, che sembra che adesso sia collegato. Clemente? Clemente? Mi sentite ora? Sì, perfetto. Ecco, grazie. Vi chiedo scusa, ma saluto te e gli altri amici che sono là. Mi pare di essere l'unico periferico per quanto riguarda la platea, cioè l'unico non napoletano, quindi in questo caso, pur essendo tifoso il Napoli, faccio il tifo per il Benevento, quindi anche da questo punto di vista mi presento così, più espressione beneventanica non sia dell'idea napoletana. Beh, io farò un piccolo intervento, diciamo, secondo modalità, guardando un po' dall'esterno. Oggettivamente, voglio dire, pur essere un altro mio vecchio amico, i presidenti di regione, tutti interessati, capisco anche per voluttuosità personale, da Zai a Toti, al presidente della regione Campania, tutti avevano chiesto di votare il 12 luglio. Vi ricorderete che Zai in particolare e Toti chiesero il 12 luglio. Quindi ora tutti questi chiedono, tutti i presidenti, non il presidente De Luca, ma tutti chiedono di votare, dal loro punto di vista, il prima possibile. Con una spiegazione che era anche logica, e il motivo per il quale si disse no il 12 luglio qual era? Che uscendo tutti dal dramma e dal tunnel del terremoto virale, diventava una cosa un po' abbastanza stravagante e peraltro con una forma di permeabilità rispetto all'insuccesso che la politica ha nei confronti dell'opinione pubblica, votare dopo che tutti avevamo detto restate in casa, la prima apertura, diciamo, di fatto ufficiale era quella di dire ai cittadini andate a votare, liberate tutte, mascherine o quanto altro, quindi si era deciso così. Ora è ovvio che anche il votare a mezzaluna a settembre, perché una volta bisogna andare anche a votare, io avrei votato il 7 settembre, per essere chiari, vi spiego la ragione da sindaco, perché si riapriranno, viva Dio, le scuole, fate finta che non ci saranno le scuole, e le scuole non si sono aperte fino ad ora, dovranno essere riaperte, saranno aperte alla metà di settembre, e dopodiché apriamo alla metà di settembre le scuole, poi successivamente dovremo di nuovo riaprirle e chiuderle, cioè diventa un imbarazzo, evidentemente fate i deputati come me, quindi avevo poco di mestichezza con queste cose prima, vedo che l'avete voi in questa circostanza. Ora è ovvio che si è trovata una forma di congiunzione astral politica per la quale chi come i 5 Stelle vorrebbe non votare mai a vita per le elezioni comunali e regionali perché perdono sempre, e quindi questa è la ragione, ha detto sempre di no. Però ha detto anche la Lega votare il 15, tanto è vero che vi ricorderete che Zaia disse io non concordo con il leader del mio partito, vi ricorderete. Quindi ora far polemica oggettivamente perché in Campania si vota secondo considerazioni che sono generali. I presidenti di destra, centrodestra e centrosinistra, tutti quanti assieme sono ritrovati su questa linea di condotta che oggi probabilmente si esprime nella idea. Certamente sarà sconcertante, nessuno di noi ha votato mai in quella data, diciamo, di calore più o meno equatoriale o facendo le elezioni in maniera da caldo equatoriale. C'è un dato, voglio dire, lo segnalo simpaticamente, si spenderà meno, questo mi pare evidente per le campagne elettorali, questo è già un fatto positivo perché faremo meno comizi, porteremo meno gente a votare, utilizzeremo meno soldi per portare la gente a votare, quindi su questo c'è un vantaggio per l'opinione pubblica da questo punto di vista. Lista bloccata, ragione Saracino, però voglio dire a Saracino una cosa un po' che forse gli crea qualche imbarazzo, spero di no. La polemica è nata, e io ho aperto la polemica se ricordate, perché c'era stato, il Boccia che ha detto tra le sette due innumerevoli dichiarazioni quotidiane, mattina, pomeriggio, sera, giorni feriali, giorni estivi, eccetera, aveva dichiarato che si votava e si poteva anche cambiare il medio elezione sul piano di liste bloccate e portare liste bloccate. Io per la verità ho espresso l'opinione, concordando con alcuni costituzionalisti, che la lista bloccata non poteva essere, per la semplice ragione, questa è demandata non al governo di quale fa parte Boccia, ma è demandata alle regioni, quindi la materia non c'era.
Peraltro, già è singolare, devo dirvi che costituzionalmente il fatto di votare più in là, già siamo fuori i limiti della Costituzione, perché intanto si vota fuori dai limiti della Costituzione, per la semplice ragione che c'è l'emergenza. Questa è la chiave di volta per la quale il decreto portato all'attenzione del Parlamento recita che si voterà se si vota il 7 o il 13 di settembre. Ma altrimenti bisognava già votare. E siccome già bisognava votare, tutti gli atti sarebbero stati inficiati. Io so che per primo Zai avrebbe detto: come vi consentite di votare in questa circostanza o cambiando le regole del gioco? Quindi da questo punto di vista assolutamente non riesce ad essere questa la dimostrazione di un atteggiamento che riguarda l'uno o l'altro, tutti assieme, che poi è difficile e complicato, mi rendo conto anch'io, pure a me fa dispiacere votare in quella circostanza. Arriviamo tutti dopo mesi che non vediamo i quantitativi, i nipotini, eccetera, quindi sarà difficile. Però quello è, hic rodus hic saltat. O non si vota più, ma fino a che i romani arrivavano a 6 mesi la dittatura e dopodiché si fermavano, qua arriverebbe la dittatura dei governatori. E oggettivamente non è possibile. Soprattutto perché si annuncia, e questo lo voglio dire, qual è la ragione in cui c'è questo anticipo a settembre, se i governatori, chiedete chi ha maggiore dimestichezza di me, da Saracino agli altri, se il Ministro della Salute ha detto a tutti i governatori italiani: approntate, perché c'è il rischio della forma di confluenza tra virus che ritorna e influenza tipica stagionale che si coincide in quella circostanza, hanno detto a tutti: fate il più possibile come dire, apparati che riguardano la respirazione per vincere il coronavirus, cioè in tutte quante le realtà provinciali, gli ospedali. Allora vi renderete conto che o vale questo, per cui bisogna preoccuparsi, o non vale questo. Allora si può votare anche a ottobre, se questo non è, ma lo deve dire il governo. A questo punto di vista dirà il governo ai presidenti di regione che siamo esentati secondo quello che dicono i virologi, che non c'è questo tipo di ritorno, loro dicono invece che c'è il ritorno. Allora, se così la scienza dice questo, si voti a settembre, si voti a agosto, cioè una volta bisogna votare, ma non all'infinito. Che poi preoccupi perché quello che accade dopo, mi pare evidente, anche da me registra questa impazienza, questa difficoltà. Oggi incontrati i commercianti e non trovano giustifiche, mi chiedono insistentemente di eliminare la Tari. Siete là, alcuni sono anche parlamentari, eliminate la Tari, io non sono in grado di eliminare la Tari, perché la Tari è uno strumento di reddituabilità per i comuni che è data dal governo nazionale, non posso toglierla io. Io la tolgo per la parte in cui i servizi della Tari dei rifiuti non sono stati erogati, cioè nel senso di marzo, aprile-maggio, ma non più di là. Cioè è ovvio che c'è una difficoltà oggettiva, una esasperazione totale dal punto di vista della vicenda di natura sociale, però questo è con questo dovremo convivere. Grazie Clemente. Allora Marco, ti faccio intervenire dopo per rispondere a Clemente. Adesso vorrei dare un attimo la parola a Gianluca Cantalamessa, che c'è il treno che parla, vuole intervenire e poi ci saluta. Poi ci sono delle domande di due giornalisti e poi diamo la parola a Luigi Rispoli. Gianluca? Il microfono. Ok, perfetto. No, solo per salutare a tutti. Io chiedo scusa, sto ancora nel parcheggio della Camera, mi devono accompagnare a prendere il treno e il ritorno perché abbiamo fatto tardi in antimafia, devo dire, il ministro Bonafede. Ringrazio per l'invito, non condivido, come posso dire, l'importanza di riporre al centro quelle che possono essere una serie di discorsi fatti dalle varie persone, partendo da quella che è l'esigenza delle persone che stanno vivendo. Sono d'accordo con chi diceva già settembre è meglio di luglio, ma credo che la politica debba dare risposte e non chiedere ai cittadini. E io temo che a settembre sia ancora troppo presto andare in giro a proporre, così a chiedere il voto, quando dovremmo ancora partire, dovremmo ancora andare ad ascoltare e a dare altri tipi di risposte. Comunque saremo pronti a settembre, come sarà pronta qualsiasi forza politica. Ringrazio per l'intervento, per l'invito, saluto e mi scuso, ma sto in una situazione, sto in un parcheggio in doppia fila, mi stanno facendo 3.000 segnali e devo andare a prendere il treno. Grazie a tutti. Grazie Gianluca, e vorrei che Roberto Fucillo intervenisse, perché ha chiesto Roberto Fucillo di Repubblica di intervenire. Roberto? Enzo, guarda, sto cercando di... anche loro hanno un problema con il microfono, li sto contattando per risolvere. E allora vogliamo far intervenire un attimo Luigi Rispoli. Luigi? Il microfono, Luigi?
Allora, buonasera a tutti. Io, diciamo, la sensazione che ho ricavato è che questo turno elettorale, anche al di là di quella che sarà la data, sarà condizionata da, diciamo, da una serie di fattori, perché il reale problema di questo momento è che comunque sia la campagna elettorale che andiamo ad affrontare per le elezioni regionali si svolgerà in condizioni completamente nuove per tutti, e il tema che riguarda sia il centrodestra che il centrosinistra, probabilmente anche un attimo prima di quelle che sono, diciamo, le normali dinamiche, la scelta del candidato, la formazione delle liste, è quello legato al fatto che c'è la necessità di avvicinare il paese legale ed il paese reale. Questa situazione di grande crisi ha determinato un appesantimento e un aggravamento ulteriore del disagio sociale che viviamo in Campania. Prima qualcuno dava dei numeri anche su quelli che sono i livelli occupazionali, la necessità di difendere i posti di lavoro, ma anche il fatto che moltissime imprese anche in questi giorni non sono riusciti a ripartire. Quindi viviamo una condizione assolutamente particolare che darà a tutti noi la necessità di dover in qualche modo cercare di avvicinare le persone ed interessarle a quello che sarà il turno elettorale, mettendo in campo proposte che siano in qualche modo concrete, proposte reali. Cioè oggi noi abbiamo la necessità primaria di far ripartire il paese, di dare le risposte a tutti coloro i quali vivono questa grande condizione di disagio. Non possiamo non tener conto di quella che sarà la situazione. Ed in questo ovviamente, diciamo, varrà molto la capacità dei singoli schieramenti di poter proporre alla cittadinanza dei progetti politici credibili. Grazie Luigi, grazie. Roberto Fuccillo, di Repubblica. Roberto? Riusciamo a metterci in contatto con Roberto Fuccillo? Allora, Gabriella Bianchi dell'Aggi. Non riusciamo a metterci in contatto, e allora passo la parola a Marco Sarracino per la risposta che doveva dare la Repubblica. No, ma nessuna risposta. Sono d'accordo col sindaco Mastella, assolutamente. Tra l'altro, questo mi preoccupa. Questo mi preoccupa. Perché ho tentato prima di mettere un po' di pepe nella discussione, quando a Cantalamessa ho detto che anche le buone idee devono avere delle gambe per poter correre, e anche prima quando ho parlato dell'accordo De Magistris De Luca. Questo tuo ormai vederti in piena sintonia con Mastella, devo dire che mi preoccupa un po'. Ah, il PD da quando sono segretario ha messo in campo la politica dell'alleanza e non più la politica, diciamo, dell'arroganza e dell'isolamento, quindi secondo me in una fase delicata come questa è giusto avere un'interlocuzione istituzionale con tutti. Ho riconosciuto io per primo l'importanza della collaborazione istituzionale che c'è stata in Regione Campania in queste settimane difficili. Secondo me è un bene che ci sia un ragionamento di questo tipo, specie in una situazione drammatica come quella che stiamo vivendo. Detto ciò, sono d'accordo nel merito con quello che diceva il sindaco Mastella, cioè lo stato d'emergenza non può diventare stato di necessità. Ecco, quindi noi dobbiamo, non possiamo interrompere la democrazia in questa fase. Sicuramente, come tutti quanti voi, non sono contento del fatto che dovremo passare l'estate a fare la campagna elettorale con le mascherine, il caldo e tutti i problemi che ci saranno. Nessuno mi pare sia contento di questa cosa. Tra l'altro, per chi svolge poi delle funzioni non da candidato ma da segretario di partito, cioè ci sono in provincia di Napoli ci sono 28 comuni che vanno al voto, significa 28 campagne elettorali nei comuni, significa organizzare le liste, significa tante cose, ci sono tanti problemi che ci saranno, significa anche dover
lavorare secondo me tutti quanti insieme per cambiare un po' le regole con le quali ci si presenta alle elezioni, magari favorire chi non deve raccogliere, chi deve raccogliere le firme provando a lavorare in un altro modo. Ci sono delle cose che sicuramente anche la campagna elettorale sarà diversa, però ripeto, non possiamo bloccare la democrazia correndo il rischio che poi non si voti neanche nell'anno corrente, si voti nell'anno successivo, nel 2021, e questo è un rischio. Lo ripeto, io ho avuto un approccio laico, cioè io non ho detto, non ero tra quelli che era favorevole a votare a luglio. Ho detto, secondo me, avviare un dibattito su quando votare in questo momento non viene capito da nessuno. Dopodiché, questo non significa che però non bisogna fare una valutazione su quando votare. E se in questo momento governo e Parlamento pensano che il rischio per, diciamo, evitare che non si voti, il rischio sia più basso nel mese di settembre, secondo me è utile fare una riflessione e accettare questo tipo di responso, ecco, mettiamola così. Grazie Marco, anche se io ho il terrore di fare una campagna elettorale con la crisi economica, con la carestia in piena estate, credo che gli elettori non è che ci accoglieranno a tutti in maniera positiva. No, ma sono concordo su questo, sarà complicato per tutti. Sarà complicato. Tentiamo con Roberto Fuccillo che dal telefono ci vuole. Roberto, ci sei? Io mi sento, se voi mi senti? Sì. Perfetto, caro Roberto. Vai Roberto. Ok, abbiamo un po' d'ego, ma ci provo. Un attimo che mi abbassa il volume. Sì, abbassa il volume del PC, Roberto. Esatto, se no abbiamo tutti. Faccio uno sgarbo al nostro cortese ospite, ma lo dico ridendo. Cioè, vedo che il dibattito, il titolo del nostro incontro, che era chi scende in campo, come dire, latita a trovare una risposta, perché tra un motivo e l'altro, cioè diciamo, da Desiano che dice che bisogna appunto trovarlo a questo punto un nome, a Nappi che ci dice beh, tra queste condizioni forse ci dobbiamo anche tenere De Luca per qualche mese in più, evidentemente è un arco di opinioni che fa fatica a individuare l'obiettivo preciso a breve di questo nostro incontro, almeno per quanto riguarda il centrodestra. Anche se poi volevo dire una cosa a tutti, questo dibattito sulla data elettorale è interessante, ma anche fino a un certo punto, perché non è che è previsto, come dire, l'ad libitum. Se domani non si approvasse alcuna delibera, alcuna modifica al decreto di base del governo, comunque resterebbe uno spazio per convocare le elezioni regionali che credo arrivi a fine ottobre, quindi stiamo parlando comunque di settembre-ottobre, questo come dato generale. Però la domanda è, visto che sulle regionali non si riesce ad arrivare, diciamo, a una risposta precisa, vi lancio a centrodestra invece una provocazione di altro tipo. Le modifiche di cui si sta parlando oggi, stamattina con le date, comportano anche una cosina che comporta, vale a dire, la possibilità di far mandare al voto all'amministrativa anche i comuni che si sciolgano entro luglio. Sposto l'attenzione, qualcuno di voi può prendere in considerazione l'ipotesi di una manovra al comune di Napoli, invece, in questo senso, per porre fine a una consigliatura a voi invisa? A chi lo chiedi? A chi lo chiedi, Roberto? Ai leader del centrodestra, ovviamente, dei partiti. Allora, Caldoro, Desiano e Mastella. Chi vuole rispondere? Stefano? Stefano Caldoro? Sì, Stefano? Eccoci. Allora, a chi diamo parola? Non ti ho sentito. Caldoro, Stefano Caldoro. No, eccomi Enzo, eccomi. Sì. No, intanto no, mi sottraggo, capisco Roberto che vuole più che dei programmi le cose, vuole capire un po' bene se ci sono i candidati, chi sono, ma giornalisticamente ha ragione. No, ma la domanda più che al centrodestra, devo dire sul Comune ha sempre tenuto una posizione molto coerente di opposizione, questa la deve fare al PD, c'è Marco lì presente e non è un problema del centrodestra. Il centrodestra
ha fatto credo un paio di mozioni di sfiducia, non vorrei sbagliare, al sindaco di Napoli in questa periodo, in questi anni, quindi ipotesi che si può. No, io quello che vedo invece è una domanda di Roberto, è qui il Partito Democratico che da una parte, almeno leggo i giornali, da una parte vuole, tenta l'allargamento della cosiddetta alleanza, come dice anche Marco, verso alleati possibili. L'allargamento quale può essere? Non certo credo ai cespugli, anche se ho visto che oggi Gravano, che detta la linea, diciamo, alla sinistra, alla storica sinistra combattente. E qual è l'alleanza? Con 5 Stelle? Da una parte sembrerebbe, dall'altra il PD guarda pure a De Magistris. Ho letto l'ipotesi che qualcuno ha oggi richiamato, un ministro importante, Amendola, un ministro competente, capace, fatto il segretario regionale, che ci dice che invece forse sarebbe opportuno che De Magistris faccia una lista a sostegno di De Luca, per poi eventualmente scegliere lui insieme al PD, non so come, in quale forma. Somiglia molto all'Unione Prodiana, quei 20 partiti, oppure al vecchio sistema di potere dove si metteva dentro il diavolo e l'acqua santa, tutti insieme pur di vincere, somma elettorale. E questo credo che sia un grande tema di chiarezza politica. Non voglio utilizzare i termini della moralità della politica, dell'etica della politica. Il centrodestra ha i suoi problemi, ma è il centrodestra. Può essere criticato, ma quello è, c'è poco da fare, quello è, hai tutti i suoi limiti, sia ben chiaro. Ma ha una posizione chiara, netta, poi può discutere al proprio interno. Ma non capisco dall'altra parte cosa avviene, cosa c'è, questo allargamento dove va a finire, a 5 Stelle o a De Magis. Entrambi sono incoerenti, a meno che il Partito Democratico non cambia il giudizio sull'amministrazione del Comune, dice che De Magistris ha governato bene. Io mi alleo con qualcuno che ha governato bene, non posso governare la regione con uno, con Napoli tra l'altro, Napoli, insomma, grande città, non è che si può pensare di governare, di avere una lista a sostegno di De Luca, del sindaco più criticato da parte del Partito Democratico in questi anni, chiaramente insieme al centrodestra che, come abbiamo ricordato, ha sempre avuto una posizione di coerenza. Però Enzo, scusa, utilizzo gli ultimi minuti, anche perché se ci si riporta sempre agli schieramenti, io capisco che c'è l'interesse della stampa di trovare anche un po' un motivo di discussione tra i partiti. Però sul piano generale, invece concordo con quello che diceva Saracino prima, nel senso che c'è stato da parte nostra un grande senso di responsabilità istituzionale. Noi abbiamo subito presentato come centrodestra alla regione unito un programma molto dettagliato, abbiamo fatto le proposte, alcune sono state anche raccolte, chiaramente sono di buon senso, però altre no, il cuore non è stato raccolto. Il cuore significa, ne parlavamo prima, togliamo le tasse regionali e le imposte regionali, chiediamo al governo le coperture, ma noi la ripresa come la garantiamo? All'impresa con il cadeau risarcitorio? Anche questo piano che ha fatto De Luca, sì, il risarcimento, premesso che il risarcimento lo deve fare lo Stato, le cosiddette misure passive si dicono, ma risarcitorie. In Germania l'ha fatta la Merkel, non l'hanno fatti i Länder, la stessa cosa è successa negli Stati Uniti. Cioè, le sommare iniziative risarcitorie che vanno sempre bene, dare 600 euro, 1000 euro, 2000 euro, ci mancherebbe, in questo momento è tutto utile. Però poi ci mancano i soldi, e nel piano non c'è, per come far riaprire le sale cinesche, come far riaprire il turismo, come riattivare l'economia, che quelle si fanno con misure diverse. Io devo incentivare la riapertura, allora devo pagare la sanificazione, ripagare il riavvio, ti voglio dare i tirocini, ti voglio dare l'apprendistato, ti voglio dare gratis un po' di lavoratori attraverso voucher, cioè devo far ripartire la macchina. E invece noi vedo che stiamo purtroppo molto dietro, e devo dire, per chiarirci, la regione Campania è la peggiore regione al sud, e questo è un rammarico a dirlo, sia sul piano della contagi e sia sul piano della ripresa economica. È dietro la Calabria, noi abbiamo performance inferiore alla Calabria, alla Sicilia, se guardiamo i numeri, io guardo i numeri che sono sempre i numeri sono pietre, guardiamo il livello di contagi, guardiamo il livello di misure messe in campo, la regione Campania per troppi aspetti è in un sud che si è difeso, in questo sud che si è difeso, la Campania è la peggiore, dietro anche il Molise, dietro anche la Basilicata, dietro la Sicilia, dietro anche la Sardegna. E questo non è un motivo di orgoglio per noi, è evidente, quindi vuol dire che dobbiamo lavorare il doppio e dobbiamo responsabilmente pensare che
quello che dovrà avvenire domani dovrà avvenire con delle idee chiare, ecco, presentare ai cittadini quello che farà il centrodestra, ma al di là delle questioni che dovrà risolvere a livello anche nazionale, ma con idee chiare, con una coerenza che ha messo sempre in campo in questi anni. Grazie Stefano. Facciamo fare la domanda a Gabriella Bianchi e poi passiamo la parola a tutti gli altri. Gabriella Dell'Aggi? Gabriella? Gabriella? Allora, in attesa che Gabriella si colleghi, chi vuole intervenire? Mimmo Desiano? Mimmo, vai. Domenico. Sì. Nulla. Io ho ascoltato e il tema, lo ripeto, credo nell'ambito di quello che è lo schieramento di centrodestra, è quello di far presto nella individuazione del candidato presidente. È ovvio che non spetta al tavolo regionale la individuazione del candidato presidente, spetta al tavolo nazionale, ma dal tavolo regionale deve arrivare la sollecitazione al vertice, ai vertici nazionali, di definire al più presto la ufficializzazione di chi sarà colui il quale guiderà lo schieramento dell'ambito del centrodestra di Regione Campania. Noi abbiamo fatto la nostra parte per quanto riguarda il tema regionale, nel senso l'abbiamo fatto già da diversi mesi e credo che lo ha fatto anche il presidente Berlusconi, per andare sul concreto, perché altrimenti insomma siamo sempre in discussioni aleatorie. L'ha fatto anche il presidente Berlusconi e i vertici nazionali, perché si è riunito l'ufficio di presidenza di Forza Italia e a seguito di quella che era la trattativa con i partiti dell'ambito del centrodestra, dove è stata indicata che la regione Campania dovesse avere come espressione del candidato presidente un esponente di Forza Italia, c'è stata l'indicazione dell'ufficio di presidenza all'unanimità del nostro partito e ripetutamente in più occasioni il presidente Berlusconi ha dichiarato che per quanto riguarda la coalizione di centrodestra alle elezioni regionali in Campania, il candidato doveva essere il capo dell'opposizione attuale, Stefano Caldoro. Questi sono i fatti. Quindi noi dobbiamo partire da questi fatti concreti, oggettivi, per poter dopo andare a definire la ufficializzazione della cosa, che non spetta, ripeto, al tavolo regionale. C'è una discussione nell'ambito dei partiti del centrodestra ulteriore a seguito del dramma del coronavirus? Non lo so. Ci sono delle difficoltà da parte di qualcuno? Non lo so. Io credo che noi responsabilmente abbiamo il dovere di sollecitare chi, ognuno per la propria parte, i vertici nazionali, a definire al più presto la ufficializzazione del candidato presidente. Grazie, grazie. Volevo collegarmi con Clemente Mastella, perché qui mi arrivano tutte le domande dei giornalisti Agrippa del Corriere del Mezzogiorno e anche altri che mi chiedono quale sarà lo schieramento per Clemente Mastella. Il microfono, sì. Sempre la stessa cosa, il microfono. Clemente, il microfono. Vai. Un attimo, si sente ora? Sì, sì. Ecco, ma io quando mi sono candidato al sindaco ho fatto una scelta, diciamo, un po' distaccata dai partiti. Oggi la mia condizione, il ruolo che gioco di sindaco, mi ha portato sempre più a un ruolo istituzionale, quindi io il mio voto. Cioè in questa condizione ho sulla difficoltà a dire che voterei De Luca, anche perché non c'è un candidato dall'altro lato. Cioè quando l'amico De Siano dice ma il candidato abbiamo proposto, il problema è che chi ha in realtà ha creato difficoltà a Caldoro è lo schieramento del centrodestra, tant'è vero che affacciano oggi, avanzano alcune candidature tipo Maresca, per tra quali ho detto anche, credo allo stesso Agrippa in intervista, che l'idea che io sacrali un po' come i sacerdoti è che i magistrati, è giusto che facciano i magistrati, soprattutto che non ritornino una volta magistrati a far politica come è capitato nella confusione ideologica giudiziaria dell'area napoletana. Se uno fa il magistrato poi non ritorna e ritorna, perché voglio ricordare che in alcune circostanze questo è verificato. Allora da questo punto di vista il centrodestra scegliesse quello che è, vuole mandare il magistrato, bene, tanto è vero che sono stato rimbrottato da Maresca, amabilmente e cordialmente perché persona gradevole,
Dice, ma Mastella forse confonde la Costituzione, perché non si rende conto che nella Costituzione i magistrati possono essere candidati. È vero. Io ho replicato che nella Costituzione è anche scritto, cioè anzi, è stabilito che uno può diventare ambasciatore, anche un normale, Rivellini può diventare ambasciatore a New York, o a New York alle Nazioni Unite. Grazie. O magari in Turchia, come è capitato, l'unico caso storico di un ambasciatore non diplomatico di carriera. Però non capita, perché ognuno svolge un suo ruolo e la sua missione. Perché ho detto, all'improvviso può anche capitare a queste elezioni, magari a 20 regioni italiane, che si presenta un candidato magistrato di centrodestra, uno di centrosinistra, un altro magari di 5 Stelle, e alla fine saremo alla magistocrazia in Italia, cosa che non credo che i magistrati più intelligenti, e sono la quasi estrema totalità, pensano una cosa di questo genere. Poi si debba candidare, uno fa una scelta, evidentemente è una scelta libera, insomma, da questo punto di vista, per cui non inficia assolutamente nulla, però, insomma, non mi parrebbe opportuno in questa circostanza, cioè attinge alla società civile sempre ritenendo che sia migliore di noi, non è migliore la classe politica. Vedete anche in questi giorni la vicenda di Capristo a Taranto, non è che dà l'idea che la classe sociale civica è migliore della nostra, quella politica. Tutti abbiamo le nostre difficoltà o i nostri peccati eventualmente da farsi o da farci perdonare, quindi assolutamente no. Dall'altro lato devo dire, ma guardando le cose con distacco, perché De Luca, che prima delle elezioni, diciamo, di queste vicende, era, credo, non so, era perdendo meno, secondo i sondaggi, perdeva anche contro di me o contro Caldoro, però ha fatto un'opera, diciamo, di grande credibilità rispetto alle persone. Non è un caso che ha accreditato, mentre prima deve essere una sorta di considerazione un po', diciamo, di idea simpatica della politica, oggi ha dato dimostrazione di capacità. Io ho collaborato, ma come istituzione, quindi devo dire, se fosse stata una scelta diversa, io ho proposto una scelta diversa a centrodestra, ma siccome sono periferico e sono uno che, come dire, parla a vento, con la mia cultura, una cultura diversa, terminò così dicendo queste cose qua, non mi ritrovo in un centrodestra che prevale la Lega, che impone i propri candidati e mette il veto anche rispetto a Caldoro. Questa non è l'idea che ho io delle coalizioni, perché l'idea è che io sono di centro, non è che sono di centrodestra, cioè io sono l'idea di centro, un centro che si allea, evidentemente, mi pare abbastanza evidente. Ma un centrodestra che viene mortificato fino anche in Campania, Forza Italia per una forza, forse più della stessa Lega, e arriva a mettere il bavaglio, arriva magari a dire l'hanno candidato questo, è candidato, e mette tutti i commissari come se fossero tutti imbecilli, quelli meridionali, tutti i commissari regionali, tutti del nord, francamente con questo partito non lo ha che spartire più. Non faccio più alleanze. Tanto peraltro non è che devo fare grandi cose o, come dire, arriva la Lega a votarmi a Benevento, no? Non me ne strafotta assolutamente nulla, però dico che a livello di coalizione non è così, cioè il centrodestra che è quello a traino della Lega non è il mio, quindi per essere estremamente chiari, poi non so quello che faccio, cioè io faccio una scelta ora di natura amministrativa, essendo la regione un atto di natura amministrativo più che politico, poi vediamo quello che è, se riesco ancora a esprimere qualcosa, qualcuno mi viene dietro da questo punto di vista. Se io potessi valutare oggi quali sono gli elementi, lo dico un po' a tutti e davvero concludo, oggi noi siamo presi la prigionia, si è visto anche nella ultima vicenda della difesa che il PD è stato costretto a fare, finanche Renzi, che pure aveva avanzato cose clamorose, roboanti e pirotecniche, a difendere diciamo il ministro Malafede. Ora, Malafede, fossi stato io mi sarei già dimesso, quando tu hai 14 persone che sono morte nelle carceri, 25 milioni di danno a livello delle carceri, non ti rendi conto che da Napoli a Milano a San Vittore scuotevano, come succede prima delle rivolte, scuotevano e davano di matto rispetto alle sbarre? Non rendersi conto di questo è un'incapacità che porta alle dimissioni, a farlo dimettere. Lui non si è dimesso, ma esce, come dire, tra virgolette, ridimensionato, perché lo stesso Renzi ha difeso l'idea del governo, ma non il ministro della giustizia. Tant'è vero che ho detto, io condivido quasi tutto del centrodestra e condivido tutto quello da Bonino. Un ministro così dovrebbe andarsene a caso, cambiare, di essere un altro di Castello. Allora, se io potessi esprimere, siccome ci sono delle irritualità che vanno sanate, perché la politica non è che può essere prigioniera né dalla Lega da un lato, che crea problemi a Desiano e agli altri, allo stesso Caldoro, né dall'altro lato ci può essere 5 Stelle che creano problemi di governo rispetto ad una forza politica come il PD. La mia idea sarebbe quella di fare un governo, una maggioranza, quando sarà, del MES, di chi è d'accordo anche su questi soldi, che ideologicamente quello non vuole. Quella è l'alleanza in cui c'entra anche Forza Italia. Ma un'idea di Forza Italia che arretra e che sta al guinzaglio della Lega non è la mia idea politica, questo lo dico con molta nettezza. Non problema di Caldoro, me, non mi ci ritrovo in questa Lega. Proprio è l'esatto contrario. E poi si possono anche incazzare quello che è avvenuto oggi nelle aule parlamentari. Però voglio dire,
Io sono andato anche a farmi vedere a Milano, c'è una splendida realtà di eccellenza dal punto di vista sanitario, ma ha fallito per quanto riguarda la barriera da montare, inutile che diciamo il contrario, Menzzaio non ha fallito, in Lombardia hanno fallito, questo è il dato vero. Ora dice Caldoro, ma al sud rispetto agli altri, il sud complessivamente ha retto, nessuno immaginava, diceva la verità, perché poi tutti, sia Caldoro sia De Luca, siete stati quelli che avete amministrato la sanità in Campania, ognuno ha fatto il suo ruolo, quindi ognuno ha, chi prima e chi dopo, avete contribuito a risanare le vicende della sanità campana, e questo forse ci ha anche consentito di respirare o andare in apnea rispetto a queste vicende. Ma io ripeto, quindi, in modo tale che valga come io, dove sta la Lega non ci sto più, cioè per essere chiaro, non ci sto, non ho nessun problema da questo punto di vista. Nella mia casa politica c'è la Lega, che è diversa. Io ho fatto alleanza con Bossi, ma Bossi aveva una idea della Lega che era dimensione territoriale, rispettava il Mezzogiorno, ma questo rispetta il Mezzogiorno mandando commissari regionali del nord dappertutto e voglio dare risposte ai problemi del Mezzogiorno. Non è la mia storia, questa non è la mia storia. Con Salvino nulla a che spartire, lui con me, io con lui, quindi chiusa la partita e finisce là. Se fa un'alleanza diversa ci penso, ma così con la Lega, se fa un'alleanza con la Lega non ci sto, cioè personalmente Clemente Mastella, e poi il resto non pochi ipoteche rispetto ai nemici. Ho detto che ognuno è libero di fare quello che ritiene. Io non voto dove sta la Lega, mi dispiace per chi ci sta, ma non voto dove sta la Lega. Stefano Caldoro sta chiamato in causa, se intervieni. Ma Enzo, intanto lo dico anche a Clemente, l'intervento di Clemente è assolutamente legittimo, ma non, tra l'altro la sua analisi è un'analisi che parte dal presupposto, non solo di un giudizio politico. Io non ho la stessa opinione di Clemente su questo argomento. Io ho fatto il ministro, anche se lui l'ha ricordato nel passato anche lui, con per esempio Roberto Maroni, con altri Calderoli, con altri della Lega, ho amministrato insieme a loro al governo del paese, abbiamo sempre trovato poi delle linee nel quale il centrodestra si è riconosciuto unitariamente, anche l'iniziativa del 2 che si farà nei prossimi giorni è anche un modo per ritrovare un punto comune, anche se è evidente ci sono molte e delle grandi differenze, tali che Clemente dice per me non sono superabili, e questo è assolutamente legittimo. Quindi non, su questo aspetto mi pare ovvio che insomma non posso dir nulla. Tra l'altro Clemente dice, io parto anche molto dalla mia esperienza, fa il sindaco, e quindi è evidente che diciamo, ritrova anche dei momenti di incontro istituzionale che avrà avuto sicuramente col Presidente della Regione. Quindi io dico, però ognuno è libero di fare le proprie scelte, ma non sono io a dover dar giudizi, posso solo dire la mia, come la penso, e rispetto assolutamente la posizione di Clemente, anche se non sono d'accordo sulle sue conclusioni, almeno non le farei mie, non è questo. Su un argomento però, Enzo, io so che questo centrodestra, ma l'ha ricordato anche Mimmo Desiano prima, ma anche Cantalamessa, alla fine il centrodestra discuterà e ha i suoi problemi, ma è il centrodestra, come dice Clemente, anche criticabile per quanto riguarda anche gli equilibri interni, ed è anche questo legittimo. Però a me, io continuo a domandarmi, ma insomma, ma se il problema vero, grande come una casa, allora a questo punto mi permetto, Enzo, di utilizzare il termine dell'etica della politica. La politica c'è una morale, lo dico anche a Clemente, lo dico a Marco, ma se il centrosinistra, quindi De Luca, credo, perché De Luca non credo che fa il candidato contro il PD, avrà il Partito Democratico. Il suo partito dice che non sa ancora se avere De Magistris o 5 Stelle. Ma vi pare una roba di poco conto? Ma lo dico anche a Clemente. Clemente, questo che ha a che vedere col lavoro amministrativo? Che ha a che vedere con le istituzioni? Allora, avete De Magistris in coalizione? E lo dico al Partito Democratico, a Marco, lo diremo a De Luca, lo diremo a Clemente se fa una scelta. Ci sarà De Magistris, d'accordo? Avete organicamente, siete pensate di poter governare col sindaco di Napoli dopo che gli avete detto, insomma, il Partito Democratico, gliene ha dette il stesso De Luca, di santa ragione, oppure con 5 Stelle? Beh, al governo, insomma, il Partito Democratico è al governo con 5 Stelle, sarebbe in teoria più credibile un'alleanza Partito Democratico 5 Stelle. Cioè, qui c'è un nodo così serio, importante, che andare a guardare in caso del centrodestra, quando c'è un vulnus, mi permetto di dire democratico, uso un termine che a sinistra insomma è stato abusato, ecco, mettiamola così, ma c'è una roba veramente che ha a che vedere con la serietà. Ma signori, ma che serietà è quella di non precisare qual è questa alleanza? E dico che Saracino è una persona che ovviamente sta dimostrando grande capacità, ma se non risolvi questo nodo, che vuol dire siamo il partito delle alleanze? Ma queste alleanze fino a dove si possono spingere? Fateci capire che cosa c'è, ma noi siamo interessati al gioco democratico, noi siamo parte di questo gioco, e io mi sono permesso di entrare in campo in qualche occasione, sono stato tacciato dicendo che
in un'occasione per aver difeso il diritto alla parola del sindaco, sia ben chiaro, non del sindaco, dei contenuti, che era un modo molto così per dire lui non è che se non può parlare contro De Luca, se no viene tacciato dal Partito Democratico, da altri, come insomma, può parlare e può dire la sua. Ma proprio per questo, ma dico, fateci capire questa alleanza dove si allarga, ma lo dico anche a Clementi e a tutti quelli che possono pensare di stare lì senza sapere quali sono i confini di questa alleanza, perché sennò non è un problema della Lega, sarà un problema di totale incoerenza di questa alleanza di centrosinistra che pur di far somma, pur di vincere, somma tutto dentro, tutto quello che erano le contraddizioni, anche i distinguo politici di questi anni. Credo che questo sia un grande problema da affrontare, prima di tutto questo, e poi chiaramente ci sono quelli, come ho detto prima, che dovremmo affrontare sui programmi e sulle idee, ma ne abbiamo discusso di quello già abbastanza. Scusami Enzo, sì, vai. Voglio dire simpaticamente che questo è un problema riguardo Saracino e PD, quindi io non la mia, cioè, però voglio dire che oggi qua ci deve essere la Ciarambino con cui credo che Saracino spiegherebbe, però ci stavo io a difendere un buon posto di Saracino, quindi probabilmente questo la può dire lunga, però io è un amore non corrisposto quello della Ciarambino, no, perché io voglio ma lei no, quindi. In generale non vedo che sono contrasti evidentemente, cioè, il fatto che non sia venuto oggi a Ciarambino è un motivo di difficoltà, non sa che dire. Io poi immagino, ecco, quando sarà, non lo so, insomma potete pensare cosa arriverà alle politiche, non alle regionali, che i 5 Stelle saranno come sono ora, ma Conte spacca per i fatti suoi, sarà una storia completamente diversa, quindi su questo bisogna prepararsi a quello che sarà lo scenario del dopo. Ora, voglio dire, è ovvio che Saracino vuole includere tutto, l'esperienza, però voglio dire anche io, poi, non è che rinnego nulla delle cose che ho fatto, anche un po', che qualcuno considera un po' eterodosse, però l'esperienza di Prodi e con tanti si vinceva, eravamo maggioranza, abbiamo sconfitto quando io c'ero, quindi anche con i voti determinanti del mio Udeuro allora in Campania, quindi cioè, e poi io ritengo la logica di area di centro sia fondamentale per ogni equilibrio e quindi è fondamentale per l'alleanza storica, è così, c'è cioè, una parte dall'altra, questo è un po' di mobilità che il centro ha da questo punto di vista. E quindi poi io se dovessero trovare un candidato, diciamo il centrodestra, vuol dire Marco, vuol dire che io ci penso, però se non ci trovo un candidato, se vi fate fare la guerra da parte della Lega, se si fermate, io vi ho suggerito un modo, ma non avete voluto seguire quello di fare le primarie, avreste risolto il problema. Perché a quel punto erano costretti pure gli altri, oggi avete rincorrere quello che dice uno di società civile, l'imprenditore, dove sta l'imprenditore? Qua l'imprenditore purtroppo non li troviamo manco più, visto se continua la crisi economica e sociale che c'è. È ovvio che quella è una logica, in quel momento là, che era in anticipo rispetto a quello che è successo dopo, era un'idea nella disarticolazione che c'era sul piano proposto, era il modo più democratico, si era fatto anche in Puglia, si era fatto in altre parti. Dopodiché io, per l'amor di Dio, io conto con i due di briscole sul piano delle alleanze, quindi parlo più di uno che guarda da esterno, oramai diciamo, la mia stagione politica è quella che è, quindi io poi non sarò candidato, non so, quindi se mi candido a sindaco di nuovo, quindi non voglio fare nient'altro, la mia stagione ritengo concluso, quindi per questo faccio anche le scelte anche con maggiore serenità. Cioè oggi io credo che Forza Italia in campagna sia stata prigioniera di questa logica, o mandavate al diavolo dall'inizio rispetto a lei combattendo e avreste vinto, oggi non so quello che succede, perché si arriverà ad una forma di remissività, perché anche il fatto che giri sul campo il magistrato Maresca è una forma di quasi intimidazione rispetto a voi, o accettate oppure, e non è possibile questo, nessuno può le condizioni, cioè le condizioni è come se forse andasse con le condizioni in Lombardia o nel Veneto, sarebbe ingiusto, la stessa cosa qua, ma voi l'accettate per le condizioni, questo è il limite vostro. E io non l'accetto, cioè per quando mi riguarda, questo è pure avvenuto a dire mai con Mastella, quindi io non voglio avere a che fare con lui, tanto per essere chiaro, come se fosse lui Salvini, quindi non è fuori dalla mia traiettoria sul piano umano, sul piano politico, sul piano di stile, eccetera. Io non avrei, è vero che così tante cose non vanno del governo, però è anche vero la mia storia politica, io non avrei mai occupato il Parlamento durante il coronavirus. È un gesto sul piano politico, non solo irrituale, ma straordinariamente irrituale ai punti della scomodità costituzionale, non mi ci ritrovo con lui. Non si sta due notti in Parlamento quando la gente sta rinchiusa in casa, che il Parlamento va rispettato a parte di tutti, così come non condivido diciamo le cose dette oggi rispetto agli altri, cioè io posso esprimere un'opinione, però credo che deve essere contenuta ai limiti nel dato mite la politica mi caratterizza, però questa è un'idea mia, ripeto, ma io non contavo nulla prima, quindi immaginate se debba contare oggi, io conto per la storia mia, per quello che è, per quello che sta, sono più passato che presente, io tanto per essere chiaro, quindi mi attengo a questa logica avendo aperto vertenza su me stesso, quindi non so, mi dispiace sul piano umano per Caldoro,
perché se resti in piedi così, cioè, è ovvio che insomma questo crea maggiore possibilità da parte di qualsiasi altro avversario rispetto a lui. Questo mi pare ovvio, perché è lasciato là, in balia. Dice la Lega, lo vuole o non lo vuole? Dice che non lo vuole. Poi ci stanno anche altri all'interno forziali che non lo vogliono. Cioè, veramente un po' singolare tutto questo. Bella coalizione. Non è, Marco, che quella vostra sia migliore, eh? Non è che qua tutti quanti, ognuno, poi sono senza proprio nessuno, sono peggio ancora, quindi a questo punto. Però questa è purtroppo quella si registra in questa circostanza. Scusate. Mimmo De Chiano voleva ribattere, poi Marco Saracino. No, volevo fare... Anche io. Pronto? Sì, Mimmo, vai. Vai, posso? Mimmo. Sì. Volevo semplicemente fare una riflessione. Innanzitutto, la posizione dell'amico Clemente è una posizione legittima, la sua, come qualsiasi altra posizione. Ognuno ha in maniera legittima esprimere le proprie opinioni e quello che crede. Io voglio fare una riflessione con Clemente. Io credo che la unità del centrodestra sia un valore come concetto, nel senso che un centrodestra unito anche in Campania è un valore. Due, c'è stato il tavolo nazionale, dove hanno, diciamo, concordato i candidati a chi spettassero, a quale forza politica spettasse le varie regioni, i vari candidati nell'ambito delle varie regioni. La Campania spetta a Forza Italia. Quindi, Clemente, io credo che Forza Italia non è e non dovrà essere subalterna e a traino della Lega, nella maniera più assoluta. Noi rivendichiamo con dignità e con orgoglio, e lo vorremmo fare insieme con te, perché la provenienza è la stessa, rivendichiamo, dicevo, con orgoglio la candidatura di un esponente di Forza Italia come guida della coalizione unita di centrodestra. Chi è il candidato? Non l'ho detto io chi è il candidato, lo ha detto Silvio Berlusconi, che è il presidente di Forza Italia, lo ha detto all'unanimità il Consiglio nazionale del nostro partito. L'indicazione è caduta su Stefano Caldoni. Adesso ci sono problemi nell'ambito degli altri partiti sul nome del candidato, andassero al tavolo nazionale e lo dicessero. Ma questo non significa, veramente, e tu me lo insegni perché ho tanto da imparare da te, non significa assolutamente essere subalterni, essere succubi, essere a traino della Lega. Che poi la Lega decide di nominare i commissari regionali, provinciali e quant'altro nell'ambito del proprio partito, ma sono problemi della Lega, sono problemi che attengono interni a un partito dove io non ci metto naso, posso concordare o meno, non mi interessa. Ci abbiamo tanti problemi nell'ambito di casa nostra, figurati se andiamo a pensare ai problemi degli altri. Io credo che noi dovremmo trovare uno spirito unitario innanzitutto all'interno del nostro partito, perché, e lo dico pubblicamente senza temi di smentita, noi siamo bravi a farci male da soli. Forse questo è il limite di coloro i quali provengono da determinato tipo di cultura. Noi siamo bravi tante volte a farci male da soli. Dovremmo imparare dagli altri a farci meno male e nei momenti opportuni saper fare la sintesi. Se noi in questa occasione, credo che come Forza Italia, riusciremo ad essere coesi con il presidente Berlusconi dandogli una mano, noi portiamo a casa il candidato autorevole nell'ambito del centrodestra che possa rappresentare la coalizione alle elezioni regionali. Enzo, io mi scuso, io devo scappare perché ho un appuntamento. Saluto tutti quanti gli amici e vi ringrazio per avermi fatto partecipare al vostro incontro. Grazie. Marco Saracino. Marco, tu hai da rispondere a un paio di provocazioni. Te ne faccio un'altra. Ricordando la domanda di Fuccillo, elezioni anticipate al comune, lo volete salvare? Il responsabile del dissesto finanziario di questa città ha governato per 10 anni, lo avete aiutato in tutto e per tutto. Oggi che fate? Lo salvate? Lo candidate qualcuno dei suoi all'interno di qualche lista? Non gli fate fare la legge di bilancio? Lascerete alla città un'eredità di questo tipo? Avete questo coraggio? La prima domanda. La seconda, io sentendo un po' tutti voi, sono un attimo così spaesato. Noi abbiamo veramente la carestia dopo la pandemia. Qua i cittadini hanno bisogno di una risposta e sembra quasi che invece i partiti
i candidati cercano delle coalizioni quanto più ampie possibile per vincere. Credo che questo sia sbagliato, perché se fate una coalizione, parlo a sinistra come a destra, ma parliamo di sinistra, 5 Stelle, De Magistris e PD, PD e De Luca, perché De Luca è qualcosa di diverso dal PD, e questo mi sembra oggettivo, ma come la fate? Come andrà De Luca e nessuno di voi toccherà palla come fa di solito, ma come la fate la coalizione? Cioè, quali sono i termini per stare insieme? Passo la parola, okay, a Martina. Grazie. Poi se rispondo alle tue, che non sono domande, ma sono affermazioni. Diciamo, è il mio carattere di dire le cose che penso con molta... No, scherzi a parte. Rispondo anche a quello che ha detto Caldoro. Io innanzitutto rispetto il dibattito che c'è nel centrodestra, non ci entro per una questione di correttezza. Quindi, detto ciò, non mi si deve dire al Partito Democratico, come non si deve dire neanche al centrodestra, se vogliamo in qualche modo sfiduciare o meno il sindaco De Magistris, perché ricordo che l'ultima volta noi abbiamo votato insieme la mozione di sfiducia al sindaco De Magistris. Oggi c'è una novità politica rilevante che invece, diciamo, dovrebbe essere rivolta a questa novità politica la domanda, cioè oggi con i numeri di Italia Viva si potrebbe sfiduciare il sindaco De Magistris. Italia Viva è disposta o meno a sfiduciare il sindaco De Magistris? Perché noi abbiamo già dato prova di voler in qualche modo, votando insieme al centrodestra, votando tutti quanti insieme, quella mozione di sfiducia. Quindi su questo non state rivolgendo la domanda al partito sbagliato. Si dovrebbe rivolgere appunto a qualcun altro. Dopodiché io penso questo, vengo sollecitato da Caldoro su questo ragionamento che secondo me è, ma anche da quello che ha detto il sindaco Mastella, bisogna provare a fare con molta laicità. Noi stiamo andando a livello nazionale, ma anche a livello europeo, verso un nuovo bipolarismo. Cioè, questo a me pare abbastanza evidente. C'è un campo che è quello degli antisovranisti e c'è un campo del sovranismo di una destra che è sicuramente diversa dalla destra che ha rappresentato Silvio Berlusconi per 20 anni nel paese. A me questo sembra del tutto evidente, e fare finta che questo dato non esista, secondo me, è un errore politico. E allora, io sono a favore del campo degli antisovranisti, cioè, lo ripeto all'infinito, l'ho detto anche prima, noi mettiamo in campo la politica delle alleanze perché non c'è più la vocazione maggioritaria del Partito Democratico, non c'è, c'è la costruzione di un nuovo campo. Cioè, usciamo anche delle parole degli anni 90, centrosinistra e centrodestra. Non è vero che non esistono più. Esistono però nuovi campi in cui si muovono centrodestra e centrosinistra, perché ci sono nuovi soggetti politici e nuovi partiti che alimentano questi campi. Negli anni 90 il Movimento 5 Stelle non esisteva e non è una variabile di cui uno non può tenere conto in questa fase. Ok? Allora, io penso questo, che chi si riconosce all'interno del perimetro di un campo innanzitutto valoriale, cioè dell'antirazzismo, dell'ambientalismo, di un nuovo rapporto tra Stato e mercato. Chi si riconosce, tra l'altro, lo dico a Forza Italia, il governo Ursula von der Leyen non è qualcosa di diverso dal campo degli antisovranisti. Quindi, ripeto, secondo me, chi si riconosce all'interno di questo campo, io sono disposto a ragionarci. Chi si riconosce invece in valori diversi da quelli che ho elencato, non preferisco non ragionarci politicamente. D'altronde, e chiudo, io ho avuto soltanto, poi è venuto il virus, e quindi ho avuto soltanto la responsabilità di dover scegliere, di dover fare una scelta come partito in occasione delle suppletive, in un collegio in cui il 62% degli elettori l'altra volta aveva votato il Movimento 5 Stelle, il 16% il Partito Democratico. È chiaro, ha votato il 10%, è però comunque un campione significativo, non è che non è un campione significativo. Abbiamo provato a riunire quel campo, i 5 Stelle ci hanno detto di no, ci siamo ritrovati insieme su una proposta di alto valore, che era quella di Sandro Ruotolo, e quel campo ha vinto, dimostrando che quel campo può essere competitivo in Regione Campania, ma secondo me in tutta Italia. Secondo me questo è il sistema, diciamo, è il campo di valori su cui ci si può muovere, nell'ottica, e chiudo, che in Europa noi governiamo tutti quanti insieme, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, ma anche le forze che si riconoscono all'interno del Partito Popolare, e secondo me quello è il perimetro di gioco su cui il Partito Democratico deve svolgere una funzione. Chiaramente si spera presenza forte, ma rispettando, diciamo, tutti quelli che vogliono far parte di questo perimetro.
Severino Nappi. Sì, io volevo dire questo, due cose sostanzialmente. Per quanto riguarda il centrodestra, non ci dobbiamo nascondere una verità. Il centrodestra è in ritardo. E il fatto che stasera però, dopo sei mesi, io sento dire sostanzialmente le stesse cose, vuol dire che qualcosa non funziona in questo assetto. E credo che sia quindi necessario uno sforzo da parte di tutti, che è quello di avere l'obiettivo che non è affermare una primazia di qualcuno sull'altro, perché qui il giochino non è funzionale a consentire prosecuzione di apparati o costituzione di nuovi apparati, ma è altro. L'obiettivo è quello di battere la sinistra, se parliamo delle elezioni regionali, che poi la sinistra disinvoltamente possa andare da De Magistris al Ciarambino, dai 5 Stelle a chiunque altro, semplicemente perché comunque questo è consentito da una dinamica politica che oggi è totalmente impazzita rispetto a quello che devono i cittadini, evidentemente non ci può interessare. E che oggi non ci sia ancora una condivisione che spetta a un tavolo nazionale, però è evidente che abbiamo già pagato un prezzo rispetto ad un assetto precostituito che non ha centrato questa condivisione che serviva, e certamente non è un giudizio sulle persone in campo. Ma noi abbiamo pagato il prezzo di lasciar gestire un evento complesso per la vita di tutti noi, in Campania anche, che è quello del coronavirus, con l'assenza di una voce che unitariamente rappresentasse il centrodestra in modo coeso e condiviso e che raggruppasse in qualche modo una spinta che evidenziasse quello che non andava, che contribuisse a mettere sulla giusta strada il governo regionale e quello nazionale, e che quindi oggi ancora di più deve fare questo sforzo di sintesi. E la sintesi, perdonatemi, è fatta di unità di intenti e di condivisione di progetti. Quindi chi sbatte la porta e se ne va, chi non coglie le incertezze degli altri, chi critica, oggettivamente non contribuisce a un assetto. Ciascuno ha ragione dalla sua singola visione, ma credo che oggi ai cittadini tutto questo importa molto poco. E quindi il tavolo nazionale farà inevitabilmente una sintesi. Non giochiamo però di furbizie, non giochiamo, nessuno deve nascondere la verità, e che oggi gli assetti, e questa è la seconda cosa che voglio dire, non sono costituiti in base alle magliette, ma ai contenuti che queste magliette esprimono, le persone che ci sono dentro. Vi faccio un esempio banale. Io ho sentito rivendicazioni del Sud, ovviamente da parte di chi governa, e critiche rispetto a chi è all'opposizione, di un governo che oggi, nel costruire le zone rosse, ha escluso le zone rosse della Campania. Non mi si dica che è un errore, perché altro, è sottovalutazione. Quindi vuol dire che qui nessuno ha una patente di rappresentanza del territorio, del nostro territorio, della nostra carne, perché molto spesso chi oggi rappresenta questa carne di fatto si distrae. E quando rivendichiamo il conflitto sulle autonomie, mi permetto di ricordare a chi è più autorevole di me che questo paese oggi sconta, questa parte del paese sconta il disastro della scorretta ripartizione delle risorse, perché non si è dato seguito a una legge che è la 42 del 2009, quella che introduceva i livelli essenziali delle prestazioni, che si chiama Calderoli, che certo non è uno del Sud, che fu voluta da un governo di centrodestra, ma che dal 2011 giace nel cassetto e ha consentito a chi ha governato da allora, praticamente sempre la sinistra, di continuare a spogliare questo paese, questa parte del paese, delle sue risorse. E lo ha fatto in modo drammatico e sistematico. Voi sapete come si ripartiscono i fondi delle strade oggi per la manutenzione delle strade? In base al numero degli occupati stabili. Perché il meccanismo di ripartizione è stato fatto da un governo e da una commissione parlamentare, nella quale i rappresentanti del Sud, anche quelli che oggi si strappano le vesti, non c'erano. E hanno lasciato la scelta di quella parte del paese soltanto, che ha rappresentato legittimamente i suoi interessi, perché la politica è rappresentanza di interessi, non ci prendiamo in giro. La differenza è che non devono essere interessi personali, devono essere interessi collettivi.
Il dramma di questa classe politica, che purtroppo ha fallito molto spesso qui al sud, è quello di non aver saputo rappresentare gli interessi collettivi, ma troppo spesso di guardare a quegli interessi. Ora la sfida è che il sud abbia finalmente una rappresentanza di qualità. Questo va ben oltre la sfida regionale, sulla quale evidentemente c'è una pulsione al cambiamento che è collettiva. La sfida oggi è persone del sud che abbiano l'equilibrio e che non facciano, come sta accadendo ancora oggi con molto pericolo, quello che oggi invece alimenta il conflitto. Io ho apprezzato le parole di Sarracino sulla idea di una condivisione. Però francamente Sarracino lo deve dire innanzitutto al presidente della regione in carica, che sta montando una campagna nord contro sud, con addirittura eventi paradossali come quelli di dire che la sanità campana ha battuto la sanità lombarda, che francamente è ridicola per chi conosce la verità delle cose, il dramma delle cose, che rischia soltanto di avere un conflitto, di allargare un conflitto tra noi che siamo una condizione di paese debole, che rivendichiamo l'equilibrio, e quello che può accadere in questa dinamica. Noi rischiamo di restare soli, con la drammatica differenza che noi rischiamo di restare soli senza avere le spalle solide. In un paese nel quale il 65% del PIL lo fa il nord, sulle spalle del sud, ma che questo sud non è in grado neanche di ottenere il 34%. Se non ce ne fossimo accorti, mi permetto anche dal mio piccolissimo angolino di dire anche io, sarebbe passata nella riforma di questa gestione finanziaria dell'emergenza coronavirus l'eliminazione della norma che ripartisce il 34% delle risorse in favore del sud. E io non ho sentito nessun parlamentare campano sollevare questa obiezione. È stata sollevata da giornalisti, da persone che hanno passione da politica come me, è stato sollevato da qualcuno e poi dopo qualcuno se ne è accorto e hanno dovuto fare marcia indietro. L'arretratezza di questa terra e la totale inadeguatezza di una rappresentanza che nel proprio interesse momentaneo è disposta a sacrificare tutto. E senza andare molto lontano, quello che è accaduto oggi è che noi abbiamo una condizione nella quale, pur di far valere una leva elettoralistica individuale, fino a qualche settimana fa abbiamo chiuso tutto qui in Campania oltre il necessario, arrecando un danno strutturale a pezzi interi della nostra economia. E oggi improvvisamente ci ricordiamo di aprire di fretta e furia, perdonatemi, io non sono ipocrita. E oggi invece all'improvviso vogliamo assire per tutto soltanto perché vogliamo votare per capitalizzare quel consenso. E ce ne frega assai che voteranno il 20% dei campani, come è successo già in quella drammatica esperienza, tristissima, mi devi consentire Marco, di un'elezione suppletiva al Senato in una periferia drammatica della città, come quella che è accaduta a febbraio, nella quale hanno votato il 15% dei campani, dei napoletani, perché non gliene fregava niente. E perdonatemi, chi è stato eletto è un signore che tutto sommato appartiene esattamente all'establishment politico e vive di politica da 40 anni, non c'ho nulla contro quel signore, ma è lo zio di un assessore, il nipote di quell'altro, fa parte di un mondo di cui la gente è stufa. Il dramma reale di questa politica campana in particolare è esattamente questo. Ora, se vogliamo riconsegnare la regione al presidente De Luca perché continui a fare quello che sta facendo, cioè nulla, al di là della ipocrisia della battaglia campano, non accadrà in mio nome. Se il centrodestra lo vuole fare con una politica di tutto fallimentare, lo può anche fare, ma certamente questo non deve essere una giustificazione, perché poi se lo ricorderanno gli elettori tra qualche mese al voto. Grazie. È tutta lì. Enzo, io purtroppo vi devo salutare. Volevo soltanto dire una cosa simpatica. Che difenda rispetto al governo le zone rosse De Luca è comprensibile la sua tradizione, ma che difenda pure Zaia le zone rosse, quando non ci sono più le regioni rosse, diventa un po' una cosa singolare. Poi leggo una notizia, mentre stiamo qua, che Salvini ha detto: chiedo a Mattarella che ci sia un processo giusto a Catania. Ora è un po' singolare tutto questo. Io a chi mi sarei dovuto rivolgere per le mie vicende? Al segretario dell'ONU. La giustizia è la giustizia, va rispettata, non c'è del capo dello Stato di invocare e mettere in cambio una cosa di questo genere. Ecco, questa è la differenza anche di stile costituzionale. Vi saluto. Ciao, grazie a te, Enzo. Grazie a tutti, arrivederci. Marco, poi Luigi e poi andiamo a chiudere. Vai Marco. No, io non volevo rispondere a nessuno, sono soltanto contento, diciamo, del dibattito, del confronto, che è stato secondo me un bel dibattito, un bel confronto. Non condivido chiaramente quello che ha detto su Ruotolo Severino, che Sandro Ruotolo, oltre ad essere adesso anche un senatore della Repubblica, quindi merita il rispetto in quanto a istituzione di questo paese,
è una persona che ha rappresentato molto, secondo me, per la città di Napoli, per il Mezzogiorno e anche per l'Italia. Mi dispiace quindi che sia stato definito in questo modo. Detto ciò, ripeto, non entro nelle questioni del centrodestra e lavoro assolutamente affinché chi si riconosca in questo largo campo degli antisovranisti si presenta unito alle prossime elezioni regionali, alle prossime amministrative nei comuni che vanno a voto e mi auguro anche alle prossime amministrative in città di Napoli, dove secondo me la parola discontinuità sarà sicuramente fondamentale, ma deve essere una discontinuità, guardate, secondo me collegiale. Io ho appreso 10 minuti fa che 2 consiglieri comunali del Partito Democratico lasciano il PD per candidarsi forse in qualche lista civica. Allora, secondo me è utile che innanzitutto i partiti svolgano una funzione diversa da quella che hanno svolto in questi anni, in questi ultimi 10 anni, anche a livello della selezione dei gruppi dirigenti all'interno delle forze politiche. Abbiamo la responsabilità, secondo me, di, come diceva anche Rivellini all'inizio, rapportarci con la società civile, ma non dobbiamo spacciare il civismo per trasformismo, o meglio, non dobbiamo spacciare il trasformismo per civismo. E allora la selezione dei gruppi dirigenti, secondo me, è una cosa che tutte le forze politiche che in questo momento ci sono in città, in regione, devono svolgere in maniera diversa da come è stato svolto finora, perché sarà per il bene della città, di tutte le forze, tutte le forze politiche avranno la capacità di presentare un progetto chiaramente diverso degli ultimi 10 anni, ma se anche in maniera trasversale a rappresentare progetti diversi ci sia un gruppo dirigente migliore degli ultimi anni. Quindi io ringrazio Enzo per il confronto e ringrazio tutti. Luigi? Io ho pochissime cose da dire, anche perché credo che il dato principale che ci viene da questa chiacchierata riguarda soprattutto il centrodestra. Io credo che noi dobbiamo fare uno sforzo per cercare di arrivare ad una sintesi su un candidato che possa essere condiviso. Non credo che questa sera anche le precisazioni di De Siano abbiano in qualche modo contribuito a chiarire la vicenda. Credo anzi che abbiano ulteriormente inserito elementi che non ci fanno ben sperare. Io credo che partiamo anche da una considerazione che secondo me è assolutamente sbagliata. Tutti credono che alla luce di quanto è accaduto in questo periodo di gestione di emergenza ormai De Luca sia un candidato assolutamente inarrivabile e vincente. Io sono convinto del contrario, sono convinto che discutendo delle cose, anche analizzando in maniera puntuale e precisa quella che è stata la gestione di De Luca in questa fase emergenziale, abbiamo tutti gli argomenti come centrodestra per poter ribaltare quello che oggi sembrerebbe un risultato impossibile. L'importante è avere ovviamente un candidato credibile e soprattutto saper che cosa fare in caso di vittoria dal primo all'ultimo giorno per trasformare la nostra regione in una regione che sia, diciamo, una regione più giusta, una regione che possa garantire tutti, non solo a determinati settori della società civile, ma dico tutti, anche tutte quelle fasce del disagio sociale alla quale dobbiamo sempre guardare. Grazie Luigi, io chiudo con 2 considerazioni e come al solito le mie considerazioni sono sincere, io non la mando a dire, quello che penso dico. Oggi l'intervento, i vari interventi di Marco Sarracino, che ringrazio per la sua gentilezza e per la sua cortesia, mi convincono ancora di più che il centrodestra è favorito a queste elezioni regionali. La volontà di Sarracino di allargare all'impossibile, da De Magistris ai centri sociali, a Italia Viva, addirittura ad una parte di Forza Italia che in qualche modo che ha invitato ad una riflessione, è la dimostrazione che se si va alle elezioni in maniera normale con 3 coalizioni, centrodestra, centrosinistra e 5 stelle, il centrodestra facilmente potrà vincere, anche perché il governo di De Luca fra qualche settimana si scontrerà sulla realtà e le chiacchiere, e le battute, la simpatia di De Luca si confronterà con la realtà, che è una realtà amara. Questa è la ragione del perché il PD cerca di allargare il più possibile la coalizione, cerca addirittura di salvare
un personaggio come De Magistris che non merita di essere salvato, merita di arrivare alla fine della sua gestione dei 10 anni di fallimento al Comune di Napoli, di essere il colpevole del dissesto finanziario. Invece il PD cerca di anticipare il voto insieme alle regionali proprio per allargare la coalizione e salverebbe addirittura l'uomo che è il colpevole del disastro napoletano. Ma permettetemi con grande sincerità, questo è stato un dibattito interessante, ma è un dibattito che mi lascia interdetto. Io credo che i campani hanno bisogno di risposte concrete, di avere una strada sicura, certa da affrontare. Sentire il politichese della discussione di oggi, sentire le discussioni che in qualche modo non hanno una ragione d'essere, mi spaventa. Mi aspettavo di sentire un centrodestra che finalmente, partendo dai programmi, partendo dalle cose che bisogna fare, cercava di identificare il miglior condottiero per portare a termine questo programma, di un centrosinistra che faceva forza degli errori e in qualche modo prospettava una ragione diversa, e invece ho trovato una discussione in pieno politichese che certo non accontenterà i cittadini campani. E lo dico in maniera chiara, ma com'è possibile pensare che De Luca, che non è il PD, i maggiori nemici del PD di De Luca sono nel PD, che De Luca, che certamente è atipico come governatore, possa governare un'emergenza sociale ed economica come quella che stiamo affrontando nei prossimi anni, avendo al suo fianco la Valeria Ciarrambino e De Magistris, qualcuno di Italia Viva e forse qualche fuoriuscito di Forza Italia? Mi sembra una cosa fuori dal comune, e sono convinto che le insalate russe, quando si scherza troppo con le insalate russe, con la maionese, beh, la maionese impazzisce. Questo volevo dire a tutti voi, grazie a tutti, è stato un ottimo convegno e chiudiamo qui il nostro collegamento. Buonasera. Arrivederci.